Continuano ad essere ore di grande fermento per le società di Serie D. Domani alle 18 scade il termine per formalizzare la domanda di iscrizione per l'evento diritto. Un fatto che si interseca con le numerose dinamiche societarie che hanno interessato tante squadre abruzzesi, fra trattative in porto e altre saltate. A Chieti è imminente l'ingresso di Ettore Serra, imprenditore torinese e titolare della Lightwire Energy Service Company, operante nel settore delle energie rinnovabili. L'intesa raggiunta con l'attuale proprietà, rappresenta da Giulio Trevisan e Antonio Mergiotti, dopo che giorni fa si era fortemente interessato al notaresco. Serra acquisirà la maggioranza delle quote sociali e sarà il nuovo proprietario, con lo stesso Trevisan che al momento resterà nella compagine con quota minoritaria. L'accordo va ancora formalizzato e allora nel frattempo è stata l'attuale società a provvedere all'iscrizione al campionato del Chieti, per poi portare a termine l'iter della cessione e successivamente passare all'allestimento dell'organico e alla scelta dell'allenatore. Sul fronte dirigenziale Serra si avvarrà di Demetrio Sergi Sartiano come direttore generale e di Giuseppe De Palo quale responsabile del settore giovanile. Risolta la situazione a Vasto con la coppia Bolami-Scafetta al comando dopo la trattativa saltata con Attilio Di Stefano e il successivo incontro chiarificatore tra lo stesso Bolami e il sindaco Menna e l'assessore della Penna, situazione da seguire a Notaresco. Su impulso dell'amministrazione comunale guidata da Diego Di Bonaventura, la società, pur orfana del presidente Salvatore Di Giovanni, è entrato nell'Aquila Calcio, nelle prossime ore provvederà all'iscrizione al campionato di Serie D. Restano le incognite legate alla strutturazione della stessa. Il rischio c'è di partire in ritardo nella scelta di direttore e allenatore e nella composizione della rosa, nell'auspicio che non si ripeta una situazione simile all'ultimo Nereto. Tutto ok ad Avezzano, come comunicato con una nota dal presidente Gianni Paris, la società neroverde ha portato a compimento tutti gli adempimenti necessari all'iscrizione, oltre ad aver annunciato la conferma dei giovani Selle e Laguzzi. Tutto ok anche a Pineto, dove il presidente Brocco si è già portato avanti col mercato e ha ufficializzato i difensori Nonni e Di Filippo e gli attaccanti Braghini, Giambè e Allegretti.